Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Sono Sabrina. Chissà. No dai, a parte gli scherzi. Ho fatto la tinta, mi sono scurita i capelli, però è stata un'ottima scelta perché davvero ero stanca di quel biondo che stava diventando verde. Come potete vedere sono diventati anche più lunghi, lasciandoli giri con i trattamenti appositi, curandoli. Infatti diciamo che i miei capelli stanno tornando sanissimi, come un tempo. In questo momento i capelli sono un po' più scuri perché almeno mi durano un pochino di più. Essendo bionda, a lungo andare il colore scarica. Come avete visto nella clip precedente, c'è stato un piccolissimo video di Chiara Ferragni in collaborazione con Pantene e non potevamo non provare questi prodotti. Ovvio, costicchia un po' di più confronto agli altri prodotti di Pantene perché c'è la marca di Chiara Ferragni. Dopo mille chiacchiere ci vediamo alla prossima clip. Eccomi qua, ormai non è una novità che mi vedete conciata così con una maschera in faccia, con i capelli bagnati. Approfittando che amo due cucina, ho detto vabbè, facciamo un bel trattamento, visto che i capelli hanno bisogno. Il primo shampoo dopo il colore, quindi l'ho lavato in testa in giù perché odio che il colore va sul corpo. Come avete visto ho utilizzato i prodotti di Chiara Ferragni, secondo me per adesso sono fantastici. Qui e i capelli sono già morbidissimi anche da bagnati, quindi è una cosa già ottima. Profumano tantissimo, i capelli proprio sono spettacolari. Non ci sarebbe bisogno di niente, però metto lo stesso, come sempre, fedelissima alle mie gocce ranza, perché dopo passo la piastra. Eccomi qui, capelli asciuttissimi, la piega è già diciamo fatta, gli abbiamo già dato la forma, sono già lisci. Adesso passiamo alla piastra per rendere le punte un po' più belle. I capelli sono ancora stramorbidi e profumano il doppio avendo messo le gocce di Lanza che, come sapete già, io utilizzo da sempre, diciamo da quando ho fatto la stagista con la scuola. Io vi consiglio che quando fate la piastra utilizzate questo tipo di pettine perché secondo me fa di più il suo lavoro, li districa. Sono soddisfatta del colore che è uscito perché non so se la sapete, ma io sotto diciamo ero bionda, no? Decolorazione. Quest'estate io avevo già fatto il colore, però essendo decolorazione il colore diciamo a lungo andare, forza di lavarlo va via. E quindi ero tornata quel biondino lì. E infatti avevo fatto anche il video del trattamento con il miele, che era diventato un colore più dorato, perché il miele alla fine è questo che fa, tonalizza anche il capello se hai un capello chiaro. Quindi stavo dicendo, il biondo, non avendo pigmentazioni, quando tu fai un colore, poi quando a lungo andare, quando fai lo shampoo, scarica il colore. Quindi questa volta ho fatto questo colore più scuro, tonalità 3, così mi durerà leggermente di più. Poi secondo me questi colori qua scuri, io essendo bianca latte, mi sta anche meglio. Oggi io ho fatto lo shampoo anche se i capelli erano ancora puliti, perché sono andata l'altro ieri dalla parrucchiera, però ho fatto la piega mossa e diciamo che io preferisco i capelli lisci perché sono più facili da acconciare, facili da tenere. Anche appena ti svegli i pettini sono belli, morbidi. Quindi ho fatto un bel shampoo e ho fatto quello che faccio sempre. Non faccio sempre la piastra, vi dico la verità. Faccio quando voglio di farlo. Volevo anche ringraziarvi perché siamo arrivati a 169 iscritti e questo qua davvero per me è un grandissimo traguardo. Chissà quante ragazze come me hanno comprato questo tipo di maschera solo perché era marchiata Chiara Ferragni. Io adoro Chiara Ferragni, sono davvero una sua fan.
per non parlare dei suoi figli che sono bellissimi, tra l'altro Vittoria ha uno spettacolo di bimba, sono, secondo me da grande sarà una piccola Chiara. E anche Leo spettacolare ovviamente, mi fa morire da ridere quando fa i video Perez. Tra l'altro io Chiara Ferragni l'ho conosciuta perché, dico la verità, non la conoscevo prima, quando si è messa insieme a Fedez, perché io ho sempre ascoltato le canzoni di Fedez. Se avete ciuffi, fateli come me. Questo pezzo qua lo tirate avanti e piano piano andate giù. E quando fate la piastra ai capelli, ricordate che la lunghezza va dritta. Poi quando arrivate alla punta, girate verso all'interno, che esce una cosa fatta meglio. Poi poco da dire, quando utilizzi i prodotti buoni, anche quando li asciughi, non c'è bisogno di fare una piega, perché se una cosa è buona, lasci il capello subito fatto bene. Ebbene ragazzi, questo è il risultato finale. Come potete vedere, sono capelli proprio lucidi e anche al tatto sono morbidi. Il profumo ve l'ho già detto, quindi è inutile ripeterlo. E adesso vi do un altro trucchetto. Anche quando andate dal parrucchiere, non so se avete notato che dopo che vi fanno una piega liscia, vi pettinano. Bene, sentite un attimo questo rumore. Sentite che proprio è liscio, non sentite tipo cr cr cr. La spazzola va giù tranquillamente. Non ci sono dei rumori strani. Quando passi la spazzola e non senti niente, vuol dire che la piega è fatta bene. Quindi notate anche questa cosa quando andrete la prossima volta alla parrucchiera. Tutti i trucchetti che io avevo imparato in negozio. Come avete visto, questo qua è il risultato finale, che è davvero spettacolare. Questi prodotti ve li consiglio tantissimo. Anche l'asciugatura, come avete visto, è uscita già subito liscia, perché se voi utilizzate dei prodotti buoni non c'è bisogno anche dopo di fare una piega. Solo che io, essendo mossa, ho preferito farmi anche una bella piastrata, almeno visto che in questi giorni qua c'è un tempo non bellissimo, mi durano anche leggermente di più. Spero che questo video vi sia piaciuto, mettete like e fatemi sapere se anche voi avete provato questo tipo di prodotto in collaborazione con Chiara Ferragni. Un bacio grande, buonanotte perché è sera e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!